Buongiorno a tutte e tutti, sono Stefano Fassina, qua intervengo come consigliere comunale di Sinistra per Roma. Vi ringrazio anch'io dell'invito, ma soprattutto vi ringrazio per quello che fate, per quello che rappresentate, una bella dimensione unitaria dove composizione politica, composizione sociale si mischiano, e ritengo che ci riusciate perché appunto poi lavorate attivamente su questioni che stanno al centro dell'interesse del territorio e anche oltre. Settimana scorsa, grazie alla vostra proposta, siamo riusciti a far approvare in Consiglio Comunale una mozione che riguarda Pineta Sacchetti e la ristrutturazione delle scuderie del Casale del Giannotto per appunto fare un centro antiviolenza a proposito di questioni di genere e di politiche femministe declinate poi operativamente. Ecco, in questi anni abbiamo provato a fare questo dal Campidoglio, essere un po' il tratto di unione, perché una piccola forza politica di minoranza in un contesto così difficile, abbiamo provato a fare il tratto di unione, il canale di comunicazione tra istanze sociali serie, qualificate e la rappresentanza istituzionale. Non è la sede questa per fare una discussione programmatica, anche se ritengo che siamo in grande ritardo e dovremmo promuovere sedi di confronto programmatico. Sono uno di quelli che non si è mai appassionato alle primarie. Le primarie sono uno strumento, ma non possono essere sostitutive della partecipazione attiva, determinata sul terreno sociale e sul terreno politico. Dire che si fanno le primarie non è dare un messaggio alla città, è una mortificazione per quanto mi riguarda della politica, ma avremo altre sedi per discuterne. A me qua quello che mi interessa sottolineare è questo: siamo in un passaggio molto complicato per Roma. Avete sottolineato tutti giustamente questione ambientale, questione femminista, ma in quest'ultimo anno e mezzo si è drammaticamente aggravata una questione sociale che noi dobbiamo tenere intrecciata alle altre due, perché la città è in tante sue parti in una condizione disperata. È ovvio che il Consiglio Comunale non è l'ambito nel quale si risolvono i problemi, però i problemi vanno posti, perché Roma deve trovare una prospettiva nel XXI secolo che oggi non ha, e le drammatiche disuguaglianze che attraversano questa città, che poi si riflettono sulla condizione delle donne, si riflettono sulla trasformazione, transizione ambientale, devono essere affrontati a tutti i livelli. Ma c'è un prerequisito, ecco, questo è il punto che voglio sottolineare e poi chiudo. Dobbiamo fare in modo che a livello dei municipi e a livello capitolino vi sia un rinnovamento di classe dirigente che non sia, diciamo, il richiamo generico alla cosiddetta società civile, ma sia quella parte di tessuto sociale che ha maturato in questi anni una credibilità sul territorio. Ecco, secondo me noi possiamo vincere quella sfida, che sarà una sfida complicata, verso la quale arriviamo con ritardo, se riusciamo a promuovere un cambiamento, un rinnovamento di classe dirigente costruito sul terreno di chi ha coltivato il territorio in questi anni. Quella deve essere la nostra chiave di volta. Lo dobbiamo fare insieme, e Aurelio in Comune è un esempio prezioso. Io davvero spero che queste sinergie le possiamo attivare, e già nei prossimi giorni avviamo un lavoro a livello cittadino che possa definire alcuni punti di programma che noi poi proviamo a comunicare alla città. Qua sta il nostro valore aggiunto, e questo è quello che dobbiamo fare. Grazie, grazie.